oggetto numero 3, prospettive future riguardanti l'Istituto Clinico Tiberino di Umbertide. Interroga la consigliera Puletti, prego. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dall'intenzione di sapere e di far conoscere nei dettagli, ad un anno circa dal passaggio dell'Istituto Clinico Tiberino da maggioranza privata a maggioranza pubblica, quali sono le sue prospettive future. Ricordo infatti la disposizione normativa contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 1021 che ha permesso alla Regione Umbria di poter acquisire la quota maggioritaria all'interno della compagine societaria dell'ex Istituto Prosperius Tiberino, facendo diventare a tutti gli effetti la 17ª società partecipata regionale. Una volta espletate tutte le procedure burocratiche necessarie per concludere correttamente l'acquisizione, fin dal 2020, l'esecutivo regionale si è dedicato ad una profonda ricognizione della situazione economica finanziaria dell'Istituto Prosperius Tiberino, apparsa immediatamente precaria con perdite scritte a bilancio che sfioravano circa il milione di euro. L'approvazione del nuovo statuto avvenuto nei primi mesi del 2023 ha permesso così il cambio di denominazione dall'Istituto Prosperius Tiberino all'Istituto Clinico Tiberino e la definizione dei ruoli all'interno della struttura. La parte pubblica ha mantenuto la maggioranza con 51% in mano al Comune e alla Regione Umbria tramite ASL Umbria 1, con poteri di indirizzo e di controllo, mentre il socio privato si sta occupando concretamente della gestione sanitaria del complesso in base al piano industriale triennale. Al netto di quanto ricordato in questa mia introduzione, assieme al collega Castellari che ha sottoscritto questa mia interrogazione, si intende chiedere alla Giunta di conoscere quali sono le prospettive future che riguardano l'Istituto Clinico Tiberino e le iniziative di carattere economico, sociale e finanziario che intenderà intraprendere ed attuare in base al piano triennale 23-25. Grazie. Grazie consigliere anche per aver rispettato i tempi. Prego Presidente per la risposta. Sì, grazie. Allora, ringrazio anche i consiglieri interroganti, mi danno così modo un po' di ripercorrere e di fare un punto molto importante sulla cosiddetta ex Prosperius che oggi è divenuta Istituto Clinico Tiberino. Lo faccio come ho cercato di fare sempre dopo essermi fatta carico di un problema molto serio che ho ereditato all'inizio del mio mandato e che riguardava appunto una delle più importanti aziende dell'Alto Tevere, sia per dimensioni che per numero di dipendenti e sia anche per tipologia di servizio alla comunità. Da dove siamo partiti? Abbiamo ereditato una società in cui il pubblico era minoranza, anche se realizzava sostanzialmente tutto il suo fatturato grazie al budget del sistema sanitario regionale. Una società che perdeva soldi, ben 2 milioni in 3 esercizi consecutivi, una società in cui vi era una politica di spese totalmente fuori controllo. E che cosa abbiamo fatto? Perché risolvere dossier molto importanti e delicati, non è il solo questo naturalmente, ma è uno dei vari che abbiamo dovuto affrontare e risolvere, comporta un iter, comporta una strategia e uno studio delle fattispecie che vengono esaminate. Quindi abbiamo fatto una legge regionale, come conoscete bene e sapete bene, che permettesse al pubblico di essere maggioranza dell'azienda e quindi di riallinearsi alla normativa nazionale. Abbiamo dato il benestare alla trattativa che ha permesso tra privati la presenza di un nuovo socio privato, finalmente anche peraltro umbro. Abbiamo effettuato insieme una ricapitalizzazione dell'azienda. Abbiamo ricostruito una governance ordinata in cui il pubblico ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo e il privato poteri di gestione, regolati da un nuovo statuto che abbiamo scritto e che assegna al benestare appunto del pubblico l'ok sugli atti più importanti. E questo è l'aspetto direi più importante per quanto riguarda la nostra funzione. Passiamo ora ad una prima analisi dei risultati 2023 e delle prospettive 2024 che, una volta risistemata la situazione, ci interessa particolarmente. Nel 2023 abbiamo avuto un tasso di occupazione media dei posti letto di 111 su 112,
sostanzialmente la totalità. Per il 66% i pazienti sono provenienti da fuori regione, il che significa che questo è un centro attrattivo. Il debito totale è stato ridotto a 2 milioni su 11 di fatturato e quasi 2 di reddito prodotto. Pertanto la situazione finanziaria è ora, dopo anni di grande difficoltà, molto stabile. Si sono effettuati investimenti per 412.000 euro senza ricorrere all'indebitamento. Nel solo 2023 abbiamo aperto le procedure per assumere 25 dipendenti, 15 infermieri, 3 OS, 6 fisioterapisti e un fisiatra. Abbiamo infine stabilizzato tutto il personale, oltre 120 unità, chiudendo ogni rapporto con le agenzie interinali che prima invece venivano fortemente utilizzate. Nel 2024 investiremo 1 milione di euro in nuove tecnologie per la cura delle persone. Amplieremo di 8 i posti letto esistenti, riqualificheremo la struttura, porteremo a termine tutte le nuove assunzioni cui si aggiungerà un medico geriatra di cui c'è bisogno. Quindi guardiamo al 24 con un certo entusiasmo, sapendo che l'Istituto Clinico Tiberino è oggi un modello di successo ed una formula di intervento sanitario pubblico-privato a maggioranza pubblica che può essere anche replicato. Grazie. Grazie Presidente, prego consigliere Puletti per la replica. Grazie Presidente per la precisione con la quale ha voluto rispondere a questa mia interrogazione. Lei attraverso l'elenco di questi dati non fa altro che confermare quanto questa maggioranza sta dicendo ormai da 4 anni, ovvero la volontà e l'intenzione di puntare sulla sanità pubblica, quindi sull'importanza della sanità pubblica, e una visione strategica nonché politica che riguarda la valorizzazione per quelle che sono le eccellenze sanitarie umbre. Quindi non posso che essere soddisfatta e ovviamente, ripeto, la ringrazio per la sua risposta e anche e soprattutto per l'excursus che ha ricordato e il percorso che ci ha portato oggi a questi risultati, perché ritengo anche importante contestualizzare il percorso che è stato fatto. Abbiamo affrontato un periodo particolarmente, diciamo, difficile sia di gestione sanitaria ma anche chiaramente politica con l'emergenza Covid. Nonostante questo oggi siamo a evidenziare dei dati più che positivi e soprattutto siamo a evidenziare la fine di un lungo percorso che come diciamo così consigliere regionale dell'Alto Tevere, come segretario provinciale prima, io ho sempre visto nei programmi elettorali sia amministrativi che delle precedenti giunte regionali la volontà di porre rimedio ad un problema che riguardava quello che oggi è l'ex Prosperius, ma che in realtà non mai nessuno è riuscito a mettere a terra, e per questo c'è voluto una giunta di centrodestra, c'è voluta la Presidente Tesei con appunto i suoi assessori, il suo staff, per raggiungere determinati risultati che non sono solo, diciamo così, politici, ma che sono appunto concreti, dovuti a quello che lei ricordava, un bilancio positivo, dovuti a una stabilizzazione di dipendenti, dovuta all'assunzione di personale tramite concorso. Ieri con il collega Castellari abbiamo fatto un sopralluogo, o meglio, diciamo, siamo andati a visitare la struttura, così come del resto facciamo tendenzialmente ogni 2 o 3 mesi, e abbiamo trovato una struttura sicuramente molto ben organizzata, una struttura che ha voglia di investire, una struttura che rappresenta, dati alla mano, un grosso potenziale non soltanto chiaramente per l'Alto Tevere ma ovviamente per l'intera regione Umbria. L'auspicio, ma lei me l'ho già anticipato, era quello di arrivare a 120 posti letto, che oggi ho avuto la conferma appunto che c'è tutta l'intenzione e che arriveremo a questo. Quindi Presidente, non posso altro che essere appunto soddisfatta e ringraziare lei e tutta la Giunta per l'ottimo lavoro svolto. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 4, risponde ancora la Presidente Tesei.
Accordo di programma asta in stallo, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interroga il consigliere Paparelli. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente. Ma il closing asta Arvedi è avvenuto il 31 gennaio del 2022. Sono passati ormai quasi 2 anni ed è sta sempre maggiore preoccupazione, Presidente, la situazione dell'asta Acciai Speciali Terni. Dopo mesi e mesi di mobilismo in cui nel Comune di Terni, nella Regione Umbria, a mio avviso hanno fatto un'adeguata pressione sul Governo perché si raggiungesse rapidamente alla firma dell'accordo di programma per AST, ora si è arrivati a un punto cruciale. Sul piatto ci sono la salvaguardia della competitività di mercato e delle competenze di un sito che assorbe quasi 2.500 addetti e determina lo sviluppo di un indotto di varie dimensioni che, come noto, rappresenta circa il 15% del PIL regionale. Dopo vari mesi di annunci su annunci, il 26 maggio di quest'anno c'è stata finalmente una prima riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le organizzazioni sindacali, dove erano stati indicati i primi giorni di luglio 2023 come il periodo utile per l'aggiornamento e la verifica dell'accordo di programma, ma poi non si è avuta più notizia da allora di alcuna convocazione. L'accordo di programma e il piano industriale dell'AST sono in stallo da mesi, la situazione è stata definita preoccupante recentemente dalle segreterie territoriali di FIM, FIUM, WILM, FISMIC ed UGL. Le sigle sindacali, loro hanno preso in mano la situazione, in questa situazione di stallo, e hanno chiesto e condiviso un percorso unitario che partisse dalla richiesta da parte della Regione e delle istituzioni interessate di un incontro urgente al Ministero per definire la questione. Noi crediamo che sia finito il tempo ormai degli annunci, come hanno evidenziato a più riprese le organizzazioni sindacali. Abbiamo perso il conto di quante date utili per la sottoscrizione dell'accordo di programma propedeutico, poi la discussione del piano industriale che ancora non c'è, diciamo, dopo tutto questo tempo. E risulta sempre più necessario un patto di territorio capace di coinvolgere i lavoratori e le proprie rappresentanze per allargare le prospettive e governare le ricadute positive dell'investimento sia sull'azienda sia sull'intero territorio per rafforzare la propria vocazione industriale. In questo senso io penso che vada ripreso il lavoro fatto in sede di area di crisi complessa che poggiava proprio sulle due gambe, la siderurgia, diciamo, e la chimica, e quindi non ampliare, diciamo, il patto di territorio, l'accordo di programma che deve essere fatto all'intero comparto industriale, almeno su alcuni versanti, quelli che erano le caratteristiche proprie dell'area di crisi. L'accordo è stato detto, letto a un certo punto sui giornali, c'è stata una querelle che era attenzionato, diciamo, era al visto della Commissione europea, così diceva una nota della Regione, cosa poi parzialmente o totalmente, non so, smentita dall'europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Comunque sia, oggi si apprende dagli organi di stampa che lei ha convocato, dopo il summit del 16, ha convocato un altro summit per dopodomani alla presenza di Arvedi o delle rappresentanze, insomma, delle acciaierie. Io non so dove si terrà questo incontro, trovo già anomalo che non si facciano a Terni questi incontri e che si facciano in altre sedi. E quindi interrogo la Giunta regionale per sapere quale sarà l'esito di questo incontro, diciamo, programmato, che tempistiche abbiamo per l'accordo di programma e il piano industriale sull'asta, e sapere se sia stata fissata una data al Ministero per apporre finalmente questa benedetta firma. Grazie. Prego Presidente Tesei per la risposta. Non mi capita molto spesso, ma io invece voglio ringraziare il consigliere Paparelli per aver toccato questo argomento, che mi dà modo di tornare su una questione dove noi non facciamo propaganda e non facciamo annunci, caro consigliere Paparelli. Purtroppo invece troppo spesso ci sono delle ricostruzioni
molto sconclusionate, frutto di impreparazione e anche di fervida fantasia, quanto non si vuole arrivare a parlare di speculazione politica. Allora, innanzitutto, prima di rispondere alla questione che è stata sollevata, credo che sia opportuno, perché i numeri non sono variabili indipendenti e non sono soggetti a interpretazioni fantasiose, precisare al consigliere interrogante che AST vale 3.500 occupati per Terni, perché oltre al 2005 ci sono 1.000 di indotto, perché noi ci dobbiamo preoccupare anche delle aziende che lavorano con AST e dei relativi dipendenti. Questo è un tema che sicuramente dobbiamo tenere sempre, sempre presente. L'altro elemento che va per forza chiarito, perché sennò veramente rischiamo di dare i numeri all'otto, ma non credo che questo sia nelle nostre competenze, che l'AST, per fortuna, per certi aspetti, non vale 15 punti percentuali di PIL dell'Umbria. Questo è un tema che è stato scritto, oggi è stato ripetuto, il che significherebbe 3 miliardi l'anno, ma in realtà l'AST, che pure è un'azienda strategica importantissima anche ai fini dell'Umbria, vale il 4% di PIL. Tra il 4 e il 15 non è che ci sia proprio così una vicinanza. E allora, quando diamo i numeri, ecco, dobbiamo informarci e dobbiamo essere precisi, altrimenti rischiamo di dire delle cose veramente enormi. Ora, questo peso sul PIL, che è molto inferiore quindi rispetto a queste narrazioni che mi permetto di definire fantasiose, però ci dà modo di capire alcune cose. In una regione come l'Umbria, un'azienda contribuisce al PIL regionale con le retribuzioni dei suoi dipendenti e della quota di indotto ad essa collegata, per cui facevo riferimento prima a tutto l'indotto che cuba circa 1.000 dipendenti, con il reddito poi che genera e con gli investimenti che fa. Ecco, detto questo e precisato questo, l'AST, su cui anche grazie alla gestione precedente, alla gestione Burelli, alle forze sindacali, per carità, fino al 21 si era riusciti a tenere buona parte dell'occupazione. All'avvento della famiglia Arvedi, era un'azienda su cui Thyssen ha trovato un'azienda su cui Thyssen comunque non investiva più, e questo credo che è un dato di fatto ormai assodato. Un non investiva più in un settore dove è fondamentale invece investire, perché altrimenti, e in modo massiccio, altrimenti non si ha una prospettiva industriale reddituale di crescita. Come sappiamo bene, AST viene acquisita dal gruppo italiano Arvedi sulla base di un piano di rilancio della produzione nazionale dell'acciaio e dell'allora, cioè che tra l'altro attraverso anche delle interlocuzioni con l'allora governo Draghi, con la prospettiva di un sostegno da parte del governo ad un piano industriale di rilancio aziendale, perché senza investimenti l'azienda non riesce a stare sul mercato e non ha un futuro. Questo è un dato di fatto che il governo precedente, al momento dell'acquisto da parte di Arvedi, aveva ben consapevole, aveva accompagnato anche questo processo. Per questo il gruppo Arvedi, che fin dalle prime analisi dell'ottobre 2021 identificò i fattori di rischio e viceversa di potenziale sviluppo, studiò appunto un piano industriale che facesse di AST una moderna acciaieria di rilievo mondiale per certi tipi di produzione, tra cui l'amerino magnetico, sviluppando nel tempo i livelli occupazionali e i ritorni di investimento sul territorio. Punto cardine di questo piano industriale era ridurre l'impatto ambientale di AST. Ricordo che in uno dei primi incontri congiunti, azienda, regione, comune, ministeri, ebbe a dire che per me la questione di sostenibilità ambientale era di pari importanza rispetto a quella della sostenibilità economica. Nacque così il famoso piano di oltre 1 miliardo di investimento,
che oltre ai cardini industriali e occupazionali, tra cui l'investimento in un unico sito, e questo lo voglio ribadire perché tutto questo riguardava esclusivamente il sito ternano, prevede la totale decarbonizzazione della fabbrica, azzeramento emissioni industriali di CO2, attraverso interventi sulla fabbrica, non con le compensazioni, perché ho avuto modo di sentire in altre occasioni che diciamo, la decarbonizzazione può avvenire anche con l'acquisto dei certificati, come sappiamo bene. In questo caso, in questo piano industriale, invece sono previsti gli interventi strutturali per l'abbattimento della CO2 e 100 milioni almeno di investimenti ambientali, piano che la parte privata si è impegnata a finanziare con adeguate garanzie per oltre 700 milioni, chiedendo poco meno di 300 milioni di supporto pubblico, come normale in un piano strategico per l'Italia e l'Europa, ad elevato impatto ambientale positivo. Questi sono gli esatti termini della vicenda. La strada che il governo Draghi scelse fu quella, per una parte preponderante, del contributo pubblico di accesso al fondo PNRR, Art to Bet, destinato specificatamente all'abbattimento delle emissioni delle aziende difficili da decarbonizzare, come naturalmente possiamo capire è l'industria dell'acciaio. Il piano industriale fu pensato per rispondere pienamente ai criteri di eleggibilità del fondo e allo stesso tempo fosse forte dal punto di vista del rilancio industriale. Questi erano i due cardini. Dopo moltissimo lavoro, nel mese di agosto il MASE, che è il Ministero competente per il fondo di cui abbiamo parlato, ha emesso un'apposita determina direttoriale che dichiarava eleggibile per questo tipo di intervento al fondo in questione. E contestualmente, ecco, vorrei che fosse chiaro una volta per tutte, inviava questa proposta alla Direzione Generale Competition della Commissione Europea per quanto attiene al semaforo verde, ossia alla eleggibilità dell'accesso a questo fondo. Quindi chiariamo una volta per tutte, Commissione Europea, questa è la, la Commissione Europea, che è quella competition di riferimento per queste cose, quindi questa è la chiarezza del percorso, non altro. E devo dire, caro consigliere Paparelli, se questa europarlamentare a cui ha fatto riferimento non sa come funzionano queste cose, beh, significa che anche qui abbiamo un bel problema, perché queste cose un europarlamentare le dovrebbe conoscere, perché non andiamo a raccontare storie. Questo è un percorso che è previsto dalla legge, è previsto dalla norma, è previsto che si deve fare. Quindi questa situazione oggi, di questo settore specifico, è ancora all'esame della Commissione Competition. Ora, l'eleggibilità del fondo è fondamentale per cofinanziare per questo accordo di programma e quindi per supportare il piano industriale. Questo io spero che sia chiaro. Non è andato il piano industriale o l'accordo di programma in questa commissione, ma questa parte che riguarda l'aspetto dell'eleggibilità per accedere agli aiuti di Stato. Questo è in sintesi la ricostruzione, quella vera esatta. Quindi, sempre in agosto sono terminati i lunghi lavori del governo per la predisposizione della bozza di accordo di programma, la cui circolazione e definizione è stata ovviamente sospesa in attesa appunto di questo ok europeo. Da allora azienda, regione e anche governo sono in attiva attesa e quindi noi speriamo, perché stiamo anche intavolando a più livelli, sicuramente il nostro è un livello secondario rispetto a quello che oggi ha il governo, siamo interloquendo con la Commissione Europea proprio per avere questo sblocco e finalmente questo semaforo verde. Per tutto questo, nell'accordo di programma, nel piano industriale Aste, si possono definire in stallo
come fa il consigliere interrogante, o in alto mare, sono frutto di un percorso e di una procedura che è sicuramente complessa e non sfugge a nessuno. Per valutare poi il lavoro di questo governo regionale su questo strategico tema industriale, riporto solo le parole, non le mie, quelle che ha detto il Cavaliere Arvedi e le ha dette pubblicamente: mai nella mia lunga vita di relazioni con le istituzioni ne ho trovato una così attenta, competente e proattiva come la Regione Umbria, naturalmente nei limiti delle proprie competenze, perché come credo di aver spiegato finalmente e definitivamente le competenze sono di vario livello e io non voglio arrogarmi competenze che non competono alla Regione Umbria, pur essendo sempre aperta l'interlocuzione e anche di pungolo a che tutto questo processo si possa svolgere nel migliore modo e nei tempi più veloci possibili. Detto questo, credo di aver risposto un po' a tutte quelle che sono le richieste. Ah no, c'era anche nell'interrogazione un riferimento al tema delle infrastrutture che sicuramente è collegato all'accordo di programma. Vedremo come vorrà affrontarlo anche il governo, perché anche qui i livelli sono di competenza diversi. Tra l'altro però il nostro assessore Melasecche sta stimolando i vari interventi che a nostro avviso possono essere utili per l'azienda, per la quale l'azienda è in pieno e totale accordo. Il tema dolente, questo è un altro tema, un altro problema importante, il tema energia per tutte le nostre aziende è un tema strategico. Oggi in Italia si pagano 137 euro al megawattora, la metà si paga nel nord Europa, un terzo in Asia o negli Stati Uniti, e una condizione questa di competitività che manca al sistema Italia, e su questo credo che tutti noi ne siamo a conoscenza. Questo è un problema che riguarda naturalmente tutte le aziende energivore ed è enorme, un problema enorme per un'azienda energivora appunto come Acciai Speciali Terni. Anche su questo tema la competitività energetica l'Umbria ha fatto di tutto e di più per le proprie aziende e ce lo riconoscono. E sul dossier AST, fin dalle prime battute, e non certo da ora, dove il problema è ancora più rilevante, magari se ne sono accorti tutti, ma noi il tema lo abbiamo posto molto prima che se ne accorgessero tutti, siamo attivi con Enel e il governo, insieme naturalmente all'azienda, su un ampio set di interventi, su cui avrò peraltro a breve, a novembre, un incontro anche con i vertici di Enel. Questo è un tema estremamente complesso e molto sovraordinato rispetto alle nostre competenze regionali, come potete comprendere tutti, ma sul quale non abbiamo avuto mai timore di attivarci e continueremo a farlo, perché sicuramente un'azienda come l'AST è sicuramente un'azienda strategica che, torno a dire, l'ho detto sempre, non solo per la nostra regione, che sicuramente lo è, ma proprio per il sistema italiano ed europeo. Quindi io credo, spero di aver messo alcuni punti chiari su questa vicenda, dove a volte veramente si sentono delle cose che definire sconclusionate è un eufemismo. Grazie. Grazie Presidente, prego Consigliere Paparelli per la replica. Ma io capisco che la Presidente ha sempre la tentazione, quando risponde all'interrogazione, di metterci a fare lezioncine un po' a tutti con quest'aria, diciamo, sì, e anche sempre con questo pizzico di arroganza, evidentemente è poco abituata alla democrazia. Noi non l'abbiamo chiesto, io non l'ho chiesto, diciamo, di farci... potremmo fare lunghe discussioni su quanto incide sul PIL umbro, sulle esportazioni o su quanto eccetera, però mi pare che lei continui a buttare la palla in tribuna.
A proposito di propaganda, leggo solo due dichiarazioni che lei ha fatto, una l'8-10 del 2021, in cui dichiara, ho parlato di recente con Arvedice la 2022, che la garanzia di un piano di sviluppo sul sito e dell'incremento occupazionale a breve l'incontro al MISE, ancora lo stiamo aspettando. 1 aprile 2022, sole 24 ore, dobbiamo accelerare sull'accordo di programma. 1 aprile 2022, siamo ad ottobre del 2023. Quindi, al di là di tutte le, quello che lei ci ha detto, eccetera, eccetera, tra l'altro la questione della sinergia, delle possibili sinergie dovute all'acquisto del sito, diciamo, di Galleto da parte di Enel, io, è un tema che ho posto in una mozione di interrogazione circa 18 mesi fa, quindi diciamo in l'occasione della richiesta di proroga dell'accordo di programma sul relativo all'area di crisi complessa, perché le chiacchiere stanno a zero, le questioni sono quattro, diciamo dopo 21 mesi, non c'è ancora un tempo certo per la firma dell'accordo di programma, non ci sono ancora risorse definite, non c'è un programma e una tempistica di investimenti definita, non c'è, perché deve essere a valle di tutto questo, un piano industriale dopo circa 2 anni dall'acquisto e dalla chiusura del closing. Quindi tutto il resto, quando avremo queste quattro questioni definite, forse potremmo parlare, diciamo, di passi positivi in avanti fatti. E io auspico che nella, diciamo, in questa dimensione ci si arrivi presto, celermente, che si fissi intanto un incontro al tavolo, al Ministero dello Sviluppo Economico, oggi con questo nome, diciamo, particolare che ha assunto, dove si, diciamo, faccia il punto vero della situazione rispetto alle tempistiche che ci si hanno davanti e come gestire, diciamo, la fase di transizione rispetto a quelle tempistiche, e si riprendano i 3 filoni dentro questo patto di territorio che erano parte integrante dell'area di crisi complessa, cioè quale futuro per l'università, diciamo, a Terni, e per la ricerca, quale futuro per le infrastrutture collegate ai temi dello sviluppo del sito produttivo del siderurgico e quali le questioni, diciamo, ambientali da risolvere dentro, perché si è fermi al SIN, alla bonifica, diciamo, di poche centinaia di migliaia di euro di qualche decennio fa, ormai qui si è fermi, diciamo, a quella parte di bonifica. Quindi ad oggi, diciamo, al di là di tutte le belle parole, della lezione che abbiamo appreso, però di fatti concreti non ne abbiamo nulla. Spero che il 26, nel confronto tra Arvedi e sindacati, portiate qualche nota positiva in più, perché non so quale sarebbe a quel punto la reazione, diciamo, dell'organizzazione dei lavoratori. Grazie.